Allora, l'aspetto della normativa. Abbiamo detto ad apertura lavori, lo ha ben spiegato lei nel suo intervento, che in Italia c'è una normativa piuttosto vecchia rispetto a un'impalcatura abbastanza datata, insomma, e anche traballante, proprio perché vecchia e poco adatta ai tempi che corrono, mi verrebbe da dire. Quindi alla dottoressa, al direttore Perrotta, chiederei quanto pesa tutto ciò sull'intera filiera, considerando anche che ogni regione poi, come diceva anche il professor Marangoni, applica la norma secondo le proprie necessità, fondamentalmente. Ecco, un focus sull'aspetto normativo. Salve, buongiorno a tutti. Innanzitutto grazie per la possibilità, insomma, che mi viene data di intervenire in questo convegno. La normativa, come in tutti i contesti che interessano i rifiuti, incide in maniera fortissima e soprattutto più che la normativa, l'incertezza normativa incide in maniera fortissima. Purtroppo oggi gli esempi sono pochi, quelli positivi e i fanghi ne sono un caso. La normativa europea risale a metà degli anni Ottanta, effettivamente è un po' datata. La Commissione europea, peraltro, aveva già a suo tempo, ogni 10 anni la Commissione europea rivede un po' le norme in modo da non lasciarle andare troppo col tempo, e aveva eseguito questo fitness check proprio per verificare se era necessario un intervento in materia. E ai tempi, risaliamo a qualche anno fa, non era risultata però grandi, grandi criticità sulla gestione della direttiva nei paesi europei, e quindi aveva tralasciato, anche perché c'era questa urgenza invece di intervenire su temi quali la circular economy e tutto il percorso che stiamo vivendo oggi anche in Italia con il recepimento delle direttive che nel frattempo sono state definite in materia. A livello nazionale, come ha già anticipato il professor Marangoni, abbiamo questo decreto che, se la direttiva è vecchia, il decreto di recepimento certo non pecca di gioventù. In ogni caso, questo decreto è stato oggetto nell'arco degli anni di modifiche, di integrazione, sono stati inseriti molti più parametri rispetto a quello che è definito a livello europeo, e soprattutto, come è stato già anticipato, le regioni hanno comunque provveduto ad intervenire sulla materia, soprattutto le regioni del nord, mettendo ulteriori paletti sul tema. Oggi l'Europa so che ha già avviato una consultazione, quindi probabilmente ci troveremo con lavori in corso nel breve periodo proprio per una riscrittura di questa direttiva. Nel frattempo, però, la domanda è: cosa ne facciamo di questi fanghi? La risposta potrebbe sembrare banale, però non lo è, visto anche tutta la premessa che ci è stata fatta in maniera puntuale e precisa dal professor Marangoni. La risposta è: seguiamo la gerarchia dei rifiuti, perché il fango è un rifiuto, ne dobbiamo fare quello che l'Europa ci ha detto finora, e cioè seguire una gerarchia. La gerarchia che cosa ci dice per quanto riguarda i fanghi? Il primo è che, differenza degli altri processi, il professor Marangoni ci ha detto: più produciamo fanghi, più vuol dire che il sistema depurativo funziona. Si parla di fanghi in senso generico, in realtà non esiste un tipo di fango, esistono diversi tipi. Dalla depurazione dipende dal flusso di acque reflue che entra in depurazione. Per alcune tipologie di fanghi è naturale che l'utilizzo in agricoltura deve essere la scelta prioritaria. Dopo trattamento, dopo opportune verifiche, è naturale che la scelta dell'agricoltura è una scelta che va nell'ottimizzazione dell'utilizzo di quelle che sono le potenzialità non solo ambientali, ma anche agricole e della collettività che nascondono poi i fanghi. Il primo cos'è? Tra i vantaggi ambientali abbiamo che l'utilizzo di alcuni fanghi, di quelli più idonei per l'agricoltura, consente di nutrire il terreno, che può essere, in Italia purtroppo abbiamo diversi esempi, magari più soggetto a fenomeni erosivi, oppure che va contro fenomeni di desertificazione. Abbiamo purtroppo anche in Italia problemi di questo tipo. Noi riusciamo con il fango a dare struttura al terreno e consentire anche quella immobilizzazione del carbonio attraverso l'humus che dà poi arricchimento e sostanze al terreno stesso. Noi ci siamo trovati nella fase di crisi che è stata prima illustrata dal professor Marangoni
a esportare questi fanghi perché non trovavano gestione in Italia. Capite bene che esportare un materiale come questo all'estero, peraltro poi finiva in discarica in altri paesi, quindi non certo per una gestione più virtuosa, vuol dire per l'Italia non solo privarsi di una fonte che può portare a soluzione alcuni problemi, parlo appunto dei fenomeni erosivi del terreno piuttosto che appunto questa desertificazione che si sta registrando, ma una perdita proprio di un bene prezioso, cioè la sostanza organica che a noi serve proprio per portare avanti uno di quelli che sono i driver della nostra economia, cioè l'agricoltura a livello nazionale. Secondo vantaggio è proprio quello agricolo. Perché? Perché l'utilizzo di questi fanghi, di alcuni fanghi, ripeto, non tutti, ma di alcuni fanghi, all'agricoltura controbilancia la perdita, come dicevo prima, della sostanza organica. E oltre a questo è naturale che vincola o limita l'utilizzo di quelli che sono i fertilizzanti chimici. Il vantaggio della collettività è presto detto, i numeri sono stati già dati, la depurazione, la gestione dei fanghi nella depurazione incide in maniera importante, abbiamo visto percentuali che vanno dal 15 al 40%, quindi è naturale che una gestione che in primo risponda in modo sostenibile alle esigenze del territorio e poi incida anche meno nelle tasche dei cittadini è assolutamente una via prioritaria. Certo, non tutti i fanghi sono idonei per l'agricoltura e allora ben venga lo sviluppo di tecnologie che consentano di recuperare quello che comunque c'è di buono nel fango, fosforo o altro che vi è stato prima già illustrato. Quindi di fatto noi dovremmo arrivare a ridurre l'uso in discarica proprio sfruttando la gerarchia. Prima il recupero di materia attraverso un uso in agricoltura, dopodiché per quello che non è buono per l'agricoltura si va a recuperare tutto quello che comunque le tecnologie moderne, e qui bisogna assolutamente garantire informazione e formazione su queste nuove tecnologie, perché naturalmente porteranno un vantaggio anche alla collettività l'avvio di questi nuovi meccanismi di recupero delle sostanze dei fanghi, e infine per quello che proprio non è possibile né come recupero di materia né come di sostanze e né di energia, è naturale che abbiamo la via della discarica, che però capite bene che se funzionano tutti i meccanismi a monte la discarica risulterà assolutamente marginale e non necessaria. Davanti a tutto questo è naturale che serve un lavoro di costruzione di quel programma che prima il professor Marangoni ci ha illustrato, un percorso che va coordinato e costruito insieme, senza tralasciare nessun elemento di questa catena, dalla depurazione fino agli operatori del settore, ma soprattutto partendo da istituzioni e territori, le regioni e i cittadini, che sono, diciamo, gli elementi a monte di tutto questo percorso. Quindi quello che ci auspichiamo è che si possa realizzare quel percorso che ci è stato illustrato e che ci sia un approccio, purtroppo sui rifiuti ormai è diventato il mantra, meno ideologico e più pragmatico, proprio per non perdere a livello paese tutte le opportunità e i vantaggi che possiamo recuperare o avere da una gestione più oculata e prospettica dei rifiuti, compresi i fanghi. Grazie. Grazie a lei, direttore, come sempre molto, molto puntuale e chiara. A questo punto però passerei la parola ad Utilitalia, a Tania Tellini, perché un altro degli aspetti che aveva sottolineato il professor Marangoni nel suo intervento era quello di una possibilità di recupero dei fanghi poco praticata in questo momento, ovvero quella di ricavarne energia on site, sia appunto per produrre energia a favore dei depuratori, per alimentare i depuratori stessi, sia per recuperare appunto, come diceva anche lei, fosforo, fertilizzante assai raro. Ecco, chiederei alla dottoressa Tellini quanto è complicato mettere in pratica questa soluzione e perché. Grazie dell'opportunità di intervenire in questo webinar, grazie ad Altesis e al professor Marangoni e a tutti i partner che hanno collaborato alla realizzazione di questo studio molto condiviso rispetto sia alle premesse che alle conclusioni. Verissimo, abbiamo bisogno proprio di inquadrare i fanghi nell'ottica dell'economia circolare, come diceva prima la dottoressa Perrotta di Fise.
importante, a maggior ragione, perché abbiamo davanti delle sfide anche a breve periodo, prima di tutto quelle di risolvere l'annosa questione e poco onorevole per il nostro paese delle infrazioni delle condanne anche rispetto alla depurazione, e quindi ci aspettiamo che il tema fanghi diventi un tema anche più importante dal punto di vista quantitativo nel futuro, soprattutto al sud, dove c'è una prevalenza, no, di agglomerati che non rispettano purtroppo appunto quanto previsto dalle direttive europee. Noi come Utili Italia abbiamo sottoscritto un accordo con il commissario unico per la depurazione, un protocollo che vuole aiutare appunto, per come c'è possibile, il paese ad uscire da questa situazione, e sicuramente i gestori faranno la loro parte. Quindi è importante che il paese affronti il tema dei fanghi in un contesto di economia circolare, del servizio idrico integrato in tema di economia circolare, con un unico passo, no? Colmando anche quel service divide che purtroppo caratterizza il nostro paese da molti punti di vista, in particolare per il servizio idrico integrato. Abbiamo delle sfide importanti, come diceva lei, il recupero dei nutrienti dai fanghi, ma anche dalle acque reflue, il recupero di energia, sono elementi sfidanti perché siamo in un contesto europeo che ci dà dei limiti sempre più restrittivi, giustamente, di tutela del suolo in particolare, dell'ambiente in generale, no? La strategia Zero Pollution è in corso di implementazione, ma questo comporta chiaramente degli adattamenti tecnologici importanti dal punto di vista dei sistemi di depurazione, e ovviamente bisogna trovare anche un equilibrio che, di fronte appunto a sistemi tecnologicamente sempre più avanzati necessari per abbattere gli inquinanti emergenti e per recuperare, no, materie prime importanti dai fanghi, che non devono assolutamente essere smaltite, non devono essere perse, no? Il fosforo ne è un esempio, è inserito nell'elenco delle sostanze critiche a livello europeo. Ecco, di fronte a questi sistemi c'è anche un contraltare di richiesta di energia dal punto di vista appunto dei consumi e di anche produzione di sistemi di impatto, no? Pensiamo ai rifiuti che si devono produrre da appunto l'abbattimento di tutti gli inquinanti emergenti che adesso stiamo cominciando a trattare. Ecco, su questi due temi è importante trovare un equilibrio che guardi soprattutto, e io sono su questo vorrei essere molto, molto chiara, che guardi soprattutto a un sistema di prevenzione. Noi abbiamo ormai, ci siamo abituati a pensare al gestore, no, come colui che risolve il problema dell'inquinamento delle acque. Credo che sia importante, la direttiva acque potabili su questo ha già fatto dei passi molto avanti, indirizzandoci verso un'ottica di prevenzione, e mi auspico che anche appunto le direttive in fase di revisione fanghi e acque reflue vadano nella stessa direzione, quello di attuare prevenzione prima di tutto dell'inquinamento, e anche l'applicazione di quello che è previsto dalla direttiva quadro sulle acque, che è appunto il full cost recovery, in rispondenza al principio di chi inquina paga. Bene pensare ai fanghi come un elemento che esce, diciamo, no, dal fatto di essere appunto considerato la parte finale sulla quale si concentrano tutti gli elementi dannosi del ciclo delle acque, quasi ne fossero, no, il ritratto di Dorian Gray. I fanghi sono invece un'opportunità dal punto di vista dell'economia circolare, lo sono perché appunto da questi è possibile estrarre nutrienti organici, cellulosa, biopolimeri, fosforo, come dicevo prima, ma anche appunto energia attraverso attività di monoincenerimento o coincenerimento. Il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, insomma, come Utili Italia abbiamo espresso
già pubblicamente una posizione dicendo che purtroppo a nostro avviso i fondi stanziati sul, in particolare sul settore idrico, no, per quanto riguarda poi il comparto fognature e depurazione, sicuramente non sono sufficienti alle esigenze del, del paese, risulta per noi comunque positivo il fatto che l'inserimento dei fanghi sia considerato appunto tra i progetti di economia circolare da finanziare attraverso la realizzazione proprio di progetti flagship ad alto contenuto innovativo. Quindi importantissima lo sviluppo tecnologico nell'ottica appunto di economia circolare rispetto all'utilizzo dei fanghi. Importante mantenere un equilibrio anche ambientale rispetto a quelli che sono gli inquinanti emergenti e soprattutto applicare un'ottica di prevenzione dell'inquinamento anche su questo tema. Per noi, e lo sottolineo anch'io, è fondamentale arrivare a definire un sistema di norme chiaro e adeguato ai tempi, nel senso che riteniamo comunque che la burocrazia e la frammentazione sia davvero un ostacolo non solo all'innovazione tecnologica, ma alla tutela ambientale stessa, e quindi si ponga davvero l'occasione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, lo è una seria riflessione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, accompagnata da una buona pianificazione strategica che guardi anche appunto alle innovazioni tecnologiche come elemento di pregio e di opportunità per la conversione in ottica New Deal del nostro paese e in particolare del servizio idrico integrato. Grazie, grazie a Tania Tellini di Utilitalia, sia lei che il direttore Perrotta hanno sottolineato la necessità di recuperare tutte le risorse possibili dai fanghi. Noi nei mesi scorsi siamo stati a Treviso, permettetemi questa piccola forma di autopromozione, e a Treviso abbiamo nell'ambito del progetto europeo Smart Plant coordinato dall'ottimo Francesco Fatone, che sicuramente tutti conoscete, lì è stata creata un'autentica bioraffineria capace di recuperare dei fanghi, oltre a sostanze come il fosforo, anche cellulosa e biopolimeri. Insomma, un depuratore che diventa una vera e propria fabbrica di materiali. Chi volesse vedere come funziona è sulla home page del nostro sito. Ma andiamo avanti, passerei la parola a ISPRA, c'è la dottoressa Salvati. Ecco, estrapoliamo ancora un altro elemento dallo studio illustrato in apertura dal professor Marangoni. Abbiamo letto che in Europa la media di utilizzo agricolo dei fanghi sul totale prodotto è del 45%, con punta di eccellenza in Portogallo, Irlanda e Regno Unito, tutti sopra l'80%. In Olanda e Svizzera invece la scelta prevalente è quella dell'incenerimento, quasi al 100%, finalizzata al recupero di fosforo. In Italia nel 2017 il 22% dei fanghi generati è finito in discarica, il 42% è stato trasformato in compost, il 6% è stato incenerito e solo il 25% è stato sparso in agricoltura. Allora io all'ISPRA, la dottoressa Salvati, chiederei qual è la strategia di cui dovrà dotarsi l'Italia dell'economia circolare. Grazie, innanzitutto volevo ringraziarvi per avermi dato l'opportunità di partecipare a questo importante evento, e volevo portare innanzitutto il saluto del nostro direttore, il dottor Alessandro Bratti, che non ha potuto partecipare. Chiedo scusa, riesci ad attivare anche il video, così magari riusciamo anche... Non so se ha lei il controllo del video. Ok, perfetto. Pensavo grazie. Che sarebbe avvenuto da... No, però io lo pensavo prima, no? D'accordo, grazie. Comunque volevo dire, diciamo, nella prima parte di questa giornata si è parlato tanto del recupero, dell'utilizzo di fanghi come... dell'utilizzo di fanghi, quindi fanghi come risorsa. Non occorre però occorre non trascurare anche, come sapete, gli impianti di depurazione si compongono di una linea acque e di una linea fanghi, non trascurare anche la parte acque.
in quanto dovrebbe essere sempre più inquadrata in un'ottica di economia circolare, e mi riferisco prevalentemente appunto al recupero delle acque reflue depurate e al loro riutilizzo in agricoltura. E riutilizzo delle acque reflue che può essere inteso come una misura per contribuire alla tutela quantitativa della risorsa idrica, ma anche per contribuire al raggiungimento appunto degli obiettivi dell'Unione Europea proprio in materia e contribuire all'attuazione delle strategie di resilienza e anche di adattamento appunto ai cambiamenti climatici. Non risulta che finora ci sia stata un'adeguata diffusione di questa pratica a livello nazionale, per una serie di motivi che possono essere cercati nei costi legati appunto all'affinamento delle acque reflue, perché chiaramente quanto più spingiamo le tecnologie per affinare queste acque reflue, tanto maggiori saranno i costi. I costi poi per la realizzazione delle reti, per l'adduzione e la distribuzione in ambito agricolo delle acque, oltre che le barriere socioculturali, cioè la paura del cittadino di fare ricorso ad acque che provengono da un impianto di depurazione, così come c'è la percezione negativa quando si parla di spandimento di fanghi che provengono sempre da impianti di depurazione in agricoltura. Ovviamente il riutilizzo delle acque reflue depurate è strettamente legato alla efficienza degli impianti. La norma europea di riferimento per quanto riguarda le acque reflue urbane è una direttiva del 91, la numero 271. Anche questa è una direttiva datata, quindi in corso di riesame e di revisione, che introduce appunto l'opportunità del ricorso al riutilizzo laddove possibile e ogni qualvolta questo risulti appropriato. Nel 2003 è stato emanato il regolamento 185 che reca le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue urbane recuperate, e consente tre finalità di riutilizzo, tra cui quello agricolo, quindi agricolo, civile e industriale. In particolare, per l'agricoltura è previsto l'utilizzo irriguo e fertirriguo nel rispetto di ben precisi standard di qualità che riguardano dei parametri microbiologici, le sostanze chimiche e naturalmente i nutrienti. Nella pratica del riutilizzo, oltre ad essere appunto importantissima come uno dei pilastri, diciamo, dell'economia circolare, ma è anche fondamentale nell'ambito proprio della gestione sostenibile delle risorse idriche e rappresenta proprio una delle tappe appunto fondamentali che conduce dal ciclo aperto a quello chiuso. La scarsità d'acqua rappresenta appunto, cioè, tra le problematiche legate all'acqua, diciamo, la scarsità d'acqua è una delle più gravi emergenze ambientali proprio a livello globale, oltre che locale. E la siccità e la desertificazione dipendono in parte dalla instabilità del clima e dei fattori legati al degrado dei suoli, ma soprattutto da uno sfruttamento irrazionale delle risorse idriche. Di recente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il nuovo regolamento sul riutilizzo delle acque affinate a fini irrigui in agricoltura. È un regolamento del 2020, il numero 741, che in coerenza con i principi dell'economia circolare è proprio finalizzato a promuovere ed incoraggiare un utilizzo sostenibile dell'acqua, mediante il riutilizzo di quella già estratta per rispondere alla crescente pressione, appunto, dei climatici, alla crescente antropizzazione, che rendono sempre più preoccupante il verificarsi di fenomeni naturali connessi alla scarsità di acqua. Altro aspetto, diciamo, il regolamento si applicherà a decorrere dal 2023. E ogni volta che le acque reflue urbane trattate sono riutilizzate a fini irrigui in agricoltura e in conformità proprio con quanto dettato dall'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 91271, appunto concernente il trattamento delle acque reflue urbane.
Altro aspetto di sinergia fra le politiche ambientali e le politiche agricole è rappresentato proprio dalla direttiva Nitrati, anch'essa una direttiva del 91, che è finalizzata a tutelare le acque dall'inquinamento da nitrati che provengono da parte dei fertilizzanti, da parte dell'agricoltura, e che mira appunto a proteggere le acque all'interno delle acque europee provocato appunto dai nitrati. Allo scopo di proteggere le acque dall'inquinamento, gli Stati membri dell'Unione Europea sono tenuti ad attivare programmi di monitoraggio delle acque con scadenze e tempistiche precise su tutto il territorio nazionale, e sulla base di questo devono designare delle aree, le zone vulnerabili da nitrati, che corrispondono alle porzioni di territorio che drenano verso le acque inquinate da nitrati o affette da eutrofizzazione o che potrebbero diventare eutrofiche laddove non si intervenisse. E all'interno di queste zone vulnerabili ci sono delle forme di tutela maggiori, chiaramente per evitare che ci siano delle forme di inquinamento delle acque. Chiaramente la gestione sostenibile dell'acqua in agricoltura sarà possibile se saranno rispettate alcune condizioni di base, cioè incentivare tecniche irrigue agronomiche verso modelli di maggiore risparmio ed efficienza, ridurre i prelievi di acque e gli scarichi nei corpi idrici e recettori, praticando seriamente il riutilizzo delle acque reflue depurate, che come dicevo viene inquadrato sempre di più sia in un'ottica di sostenibilità ovviamente dell'utilizzo della risorsa, ma anche in un'ottica di economia circolare, e questo va in linea ovviamente con quelle che sono le strategie dell'Unione Europea. Ok, perfetto. Allora, grazie, si è concluso qui il suo intervento, io andrei avanti e anche qui insomma cercherei di soffermarmi su un aspetto. La Commissione europea ha sottolineato che se continuiamo ad utilizzare secondo i ritmi attuali il fosforo come fertilizzante, nel giro di 50 o 100 anni si esaurirà. Invece la sostanza, come abbiamo ascoltato prima, prodotta dall'incenerimento dei fanghi, potenzialmente potrebbe coprire il 20-30% del fabbisogno dei concimi fosfatici impiegati nei paesi dell'Unione. Allora io a questo punto chiederei a Giorgio Zampetti qual è la sua posizione, la posizione di Legambiente ovviamente, rispetto a questa possibilità, se secondo lei è una strada percorribile, e soprattutto un altro aspetto mi piacerebbe sottolineare con Legambiente, insomma, per far sì che tutto ciò accada, come diceva anche il professor Marangoni, è fondamentale risolvere la questione impiantistica e la questione dell'accettabilità sociale degli impianti. Come facciamo? Come si fa a superare la resistenza dei territori e rendere insomma possibili queste strategie utili all'economia circolare? Ah, sì, arrivo anche a rispondere poi in maniera puntuale a quest'ultima domanda. Intanto anticipo la risposta con una battuta: chiaramente dipende dagli impianti, dipende anche dal quadro in cui gli impianti si inseriscono e si propongono, però insomma poi magari ci arrivo dopo con maggior dettaglio. E innanzitutto grazie dell'invito, ci fa molto piacere partecipare oggi a questa iniziativa, e ritengo questa iniziativa molto importante anche per richiamare un po' all'ordine quello che è stato un impegno preso anche da parte del Parlamento, di chi produce la normativa a livello nazionale ormai da diverso tempo, che poi dopo purtroppo è finito nel dimenticatoio, nel senso di questo tema si è parlato molto in occasione della sentenza del TAR, che poi insomma ha suscitato i problemi di cui già si è parlato anche oggi, si è avuto un ampissimo dibattito e discussione di qualche mese, tantissimi impegni presi, ad oggi insomma ci ritroviamo ormai a diversi mesi di distanza di parlarne, purtroppo ripartendo esattamente da quelli che sono i problemi che avevamo denunciato e che siano denunciati da parte non soltanto degli operatori, ma anche insomma diciamo dei tecnici, ma anche da parte degli ambientalisti già in quell'occasione. Per cui insomma grazie di questo invito e di questa opportunità, speriamo questa mattina serva anche a far ripartire il ragionamento in maniera più ampia e soprattutto anche a far risolvere i nodi che sono stati ben evidenziati anche allo studio presentato
dal professor Marangoni all'inizio di questo appuntamento. E sul tema della, diciamo, del richiamo dell'Unione Europea rispetto a come garantire, come dire, l'apporto di sostanze nutrienti nel settore dell'agricoltura senza far ricorso alla produzione, diciamo, di queste sostanze da materie prime, e quindi, diciamo, facendo ricorso ai principi dell'economia circolare, mi sembra che sia ormai, diciamo, più che un'indicazione, diciamo, una politica consolidata. Forse manca ancora la sua completa attuazione, ma sicuramente ormai, diciamo, tutte le direttive e tutte le normative ci portano in quella direzione, ed ormai è evidente anche per motivi ambientali che questa è la strada che dobbiamo prendere. Ma io direi che, oltre che per motivi ambientali, il ragionamento su come recuperare risorse importanti per altri cicli, come in questo caso si parla del fosforo ma anche di altre sostanze nutrienti, e quindi come non recuperarle attraverso la chimica o attraverso materie prime, sia anche, diciamo, il modo per riuscire a mettere a terra e utilizzare in maniera efficace le tecnologie oggi disponibili, perché oggi poi di fatto rispetto a qualche anno fa riusciamo a recuperare materia e risorse in maniera molto più efficace e efficiente attraverso, appunto, l'applicazione dell'economia circolare. Quindi questo elemento qui deve essere un po' il principio guida. Io, se posso, volevo fare alcune considerazioni più generali, nel senso che non ritorno sull'inquadramento del problema, che mi sembra sia già stato fatto in maniera molto puntuale dagli interventi che mi hanno preceduto, per cui, insomma, non ritorno su quello. Vado a commentare su alcuni aspetti che a mio avviso sono interessanti, che anche come Lega Ambiente abbiamo messo al centro della discussione, anche quando siamo stati auditi o chiamati in causa, quando c'è stato, appunto, l'ampio dibattito che dicevo prima. E oggi il tema dei fanghi è un tema centrale perché l'incertezza normativa che c'è oggi, anche la confusione un po' che è stata creata in assenza di una normativa nazionale chiara ma soprattutto aggiornata, perché quella che c'è oggi, come si è detto anche prima, risale ormai a diversi anni fa e non tiene conto di alcuni elementi puntuali, fa sì che il tema dei fanghi di depurazione sia diventato un tema molto critico sui territori. Critico perché l'assenza di un'efficace gestione dei fanghi di depurazione porta a un forte incremento dei costi del servizio. Incremento dei costi del servizio che si ripercuote poi chiaramente anche sul servizio intero, e quindi sui costi anche per i cittadini, sul servizio idrico. E, insomma, sappiamo bene che i temi della gestione dell'acqua, ma soprattutto i temi della tariffazione del servizio idrico, sono temi su cui c'è una grandissima sensibilità, anche che poi parliamo di un bene primario, perché, insomma, è chiaro che quel tema lì è un tema molto importante di cui dobbiamo tener conto. Ma soprattutto una cattiva gestione dei fanghi di depurazione, un'incertezza sul loro fine vita e su come gestirli e su dove destinarli una volta che vengono, come dire, tolti dagli impianti di depurazione, è fondamentale, perché, diciamo, questa cattiva gestione, se non c'è una chiarezza del ciclo, una buona determinazione, una buona gestione di tutto quanto il ciclo, poi crea una serie di problemi, un problema di inquinamento, di contaminazione, crea problemi di appunto anche di odori, insomma tutti i problemi che più volte sono stati denunciati da cittadini, da comitati, da associazioni, da gruppi, insomma, su cui sono nati, insomma, diversi anche procedimenti. E per capire bene il tema dei fanghi, a mio avviso, dobbiamo partire un po' dall'inizio. Lo diceva prima forse anche l'intervento della dottoressa Salvati di ISPRA, nel senso che il tema dei fanghi è strettamente correlato al tema del ciclo idrico. E per fare soltanto un esempio, diciamo, se noi vogliamo una corretta gestione dei fanghi di depurazione, vogliamo capire bene come devono essere trattati, ma soprattutto anche classificati, è chiaro che dobbiamo capire cosa finisce negli impianti di depurazione. Per cui, per esempio, io penso che ragionare in maniera efficace il tema dei fanghi di depurazione vuol dire anche ragionare in maniera efficace di quello che arriva all'interno degli impianti di depurazione. Perché se io, per esempio, nello stesso impianto ho sia una destinazione di acque industriali che di acque civili, è chiaro che a quel punto diventa complicato, no, capire che tipo di fanghi escono e come trattarli. Se invece io faccio un lavoro efficace a monte, separazione delle reti fognali, destinazione degli scarichi, un buon servizio di depurazione pianificato su quelli che sono gli usi dell'acqua su quel territorio e a servizio di usi specifici dell'acqua su quel territorio, è chiaro che a quel punto anche il prodotto finale dei fanghi risponde a delle qualità, delle caratteristiche che io posso molto meglio gestire
rispetto invece a una situazione più confusa. Per cui il tema di quello che c'è a monte è fondamentale, quindi non possiamo parlare soltanto di fanghi se non ragioniamo in maniera ampia sul tema della depurazione, quindi sul tema delle fognature, reti, scarichi, separazioni delle reti e degli scarichi, impianti dedicati ai diversi usi, uso civile, uso industriale, ad esempio è fondamentale separarli, e a quel punto il prodotto finale devo capire come andare a trattarlo. Questo elemento qui è molto importante anche perché oggi sulla depurazione e su anche la revisione delle normative stiamo facendo dei ragionamenti molto importanti per trasformare gli impianti di depurazione non soltanto in un elemento, come dire, finale del ciclo idrico prima di restituire l'acqua all'ambiente, ma si sta ragionando sugli impianti di depurazione come un elemento centrale di produzione, quindi non sono più impianti di smaltimento di acque, ma sono impianti di produzione di nuova acqua per l'utilizzo dei fanghi e per l'utilizzo in agricoltura e anche centrali di produzione appunto di materia. Su questo poi ci arriverò. Su questo chiaramente è necessario che nella revisione normativa e nel contesto anche, diciamo, di tecnologie, di pratiche, di investimenti che si fanno sul territorio sul tema dei fanghi, si ragioni a tutto tondo quindi anche sulla depurazione. Questo è il primo concetto che mi interessava sottolineare, che però secondo me è fondamentale per riuscire a affrontarlo in maniera efficace. Per quanto riguarda la normativa, già stato citato prima, per esempio per garantire l'utilizzo delle acque in agricoltura, è fondamentale rivedere la normativa nazionale, ancora oggi si rifà a dei limiti estremamente stringenti, per cui di fatto il limite di alcuni parametri sulle acque da riutilizzare in agricoltura che vengono alla depurazione sono più stringenti ancora rispetto ai limiti sulle acque potabili, e quindi diciamo forse su questo anche è necessario fare un pensiero, ma poi usciremo fuori tema. Per cui vengo invece al tema dei fanghi. I fanghi sono chiaramente, diciamo, una volta garantita la loro qualità e il fatto che, diciamo, possono essere ben trattati, sono ovviamente una risorsa, questo lo condivido, una risorsa per il suolo, fonti di elementi di fertilità, sostanza organica, fosforo, azoto, sostanze olico-minerali essenziali, insomma hanno diverse potenzialità per essere utilizzate. E al tempo stesso i fanghi che non possono essere idonei all'agricoltura, che ci sono anche quelli, ovviamente non tutti i fanghi possono essere spanti sui terreni in maniera analoga, perché i fanghi industriali con contaminanti particolari non possono essere utilizzati. Ci sono oggi tecnologie, prima è stato citato il progetto Smart Plant, che appunto sta dando ottimi risultati, lei stessa l'ha citato, no? Diciamo con l'appuntamento di Treviso, ecco, quel progetto lì per esempio mette in evidenza come ci sono oggi tecnologie di trattamento dei fanghi che permettono di ottenere sostanze, non soltanto il fosforo o sostanze per l'agricoltura, ma addirittura se alcune tecnologie permettono anche di avere biomateriali, quindi appunto produrre nuove sostanze anche in sostituzione delle plastiche. Ormai diciamo la tecnologia si è spinta molto avanti, per cui i fanghi possono essere una materia prima, seconda di origine di tanti altri elementi. Quindi da una parte i fanghi devono essere stabilizzati, compostati e digestati per poi essere utilizzati in agricoltura, sono i fanghi di buona qualità, e dall'altra parte i fanghi che non sono idonei all'agricoltura e possono essere invece avviati al recupero di materia con queste nuove tecnologie che sono oggi in uso. E su questo chiaramente bisogna far sì che la normativa tenga conto di tutto questo, cosa che oggi invece non fa. E quindi diciamo bisogna mettere in piedi una normativa seria, nazionale, chiara, che tenga conto, diciamo, di quelli che sono gli elementi di criticità oggi presenti, ma soprattutto che faccia di chiarezza anche, diciamo, sulla destinazione finale dei fanghi, sulla loro classificazione. Perché ad oggi appunto proprio il fatto di poter, diciamo, di avere proprio chiarezza su quello che è la classificazione dei fanghi come rifiuti, in che modo possono essere non più classificati come rifiuti, per esempio tutto quanto il tema dei gessi di defecazione e tutto quanto il resto, fa sì che a volte si creano situazioni di confusione sui territori e di cattivo utilizzo dei fanghi, e poi portano tutte quante quelle criticità che dicevo anche prima, di contaminazione e tutto quanto il resto. Per cui il lavoro sulla normativa diventa fondamentale con le premesse che facevo anche prima, e poi bisogna appunto rafforzare anche tutto quanto l'infrastruttura di controllo che c'è a contorno. Un tema molto importante che è stato poco citato fino adesso, e poi dopo arrivo a rispondere, forse mi sono preso troppo tempo, le chiedo scusa, è un tema fondamentale che è stato poco, un punto fondamentale è stato poco citato fino adesso, è quello della produzione di biometano, su cui anche noi come Legambiente crediamo molto. Uno, perché il biometano è una risorsa rinnovabile, per cui diciamo sostituirebbe il gas fossile che oggi estraiamo
dai giacimenti, dalle piattaforme che sono in mare e usciremo quindi dal vincolo delle diciamo, rientra perfettamente nel processo di decarbonizzazione del paese. L'altro ragionamento è che diciamo, i fanghi di depurazione si prestano molto alla produzione di biometano, chiaramente su impianti destinati a questi, ma ci sono già diverse esperienze di impianti di depurazione con annessi impianti di produzione di biometano, in Lombardia ad esempio, che funzionano molto bene, diciamo, quello lì potrebbe essere un elemento che al tempo stesso fa un trattamento del fango e al tempo stesso però ti produce anche appunto, il biometano, e poi può essere utilizzato sia diciamo come carburante, reimmesso in rete, insomma può essere immesso diciamo tranquillamente in servizio, e questo tema qui forse diciamo vale la pena sottolinearlo. Vengo invece alla conclusione sul tema degli impianti. Come dicevo anche prima, gli impianti necessari a avviare sul tema degli impiantisti è un dibattito serio. Noi insomma abbiamo sempre detto che a rifiuti zero equivalgono le parole impianti mille, perché poi di fatto non riesce a fare economia circolare senza una buona rete impiantistica. Per far sì che questi impianti siano accettati sul territorio, devono essere utili al territorio e non devono portare danni e quindi conseguenze nocive. Quindi devono essere fatti bene, ma questo diciamo, mi sembra una premessa scontata. Devono essere inquadrati in una pianificazione e comunque sia anche diciamo motivati da una chiusura del ciclo, come nel caso appunto di impianti di biometano per il recupero dei fanghi. E bisogna arrivare anche nel nostro paese, così lo stiamo dicendo anche in questi ultimi giorni col dibattito sul deposito che si è creato alla luce della proposta della CNAPI sul deposito nazionale sul nucleare, bisogna finalmente arrivare anche in Italia a approvare una legge sul dibattito pubblico seria, perché finché diciamo, la partecipazione del pubblico è destinata a 60 giorni di osservazioni tecniche su progetti già chiusi in fase di via, è chiaro che avremo sempre un problema di corsi e ricorsi e sindrome NIMBY. Se invece noi, come dire, ragioniamo a monte su quali impianti sono utili su un territorio, perché, quali benefici portano, come devono essere fatti, e quel percorso lo avviamo, come appunto avviene per esempio in Francia, attraverso un dibattito pubblico regolamentato, sicuramente avremo maggiori e migliori prospettive per fare questi impianti utili. Intanto mi fermo qua, spero non essere stato troppo lungo nella mia risposta. No, dottore, grazie, è stato gentilissimo e esaustivo. Sì, sicuramente, come sottolinea anche il Presidente delle Ambiente, è necessario a questo punto avviare una fase di dibattito pubblico, e anche se dalla pubblicazione della CNABI, per voler rispondere a lei, insomma, più che un dibattito o una fase di consultazione, si è aperta una levata di scudi e un coro di no, prima ancora di avviarla questa fase di consultazione. Quindi è importante cambiare probabilmente l'approccio mentale da parte dei territori a certe tipologie di problema. Intanto volevo però leggere una domanda e relative risposte, perché chi ci sta seguendo dal web sicuramente non può partecipare alla discussione che intanto avviene all'interno della chat. Allora Massimo scrive: come si sposa l'utilizzo dei fanghi in agricoltura con le produzioni agricole biologiche in forte espansione? Il professor Marangoni ha prontamente risposto: la possibilità di uso in agricoltura presuppone un adeguato trattamento dei fanghi che rispetti norme stringenti. Le risorse recuperate sono preferibili ai fertilizzanti chimici. E poi il professor Fabrizio Adani, al quale passo ora la parola, aggiunge: il miglioramento della qualità dei fanghi diventa l'imperativo per permettere l'uso degli stessi in agricoltura biologica. Va da sé, insomma, che è così. Quindi chiaramente le domande continuano, le risposte vengono date in tempo reale all'interno della chat qui su Zoom. Proviamo a leggerne qualcuna, perché anche chi ci sta seguendo appunto da casa o dai posti di lavoro possa in qualche modo avere quel quid in più che può essere utile al dibattito. Dicevo, passo la parola a Fabrizio Adani e dell'Università degli Studi di Milano. Allora, professore, diciamo spesso che la normativa non è al passo con la tecnologia, abbiamo citato il progetto Smart Plant, però sicuramente poi dei passi in avanti se ne sono fatti ancora. In questo caso, nel caso dei fanghi, abbiamo visto che la normativa è ormai datata, vecchia 30 anni. Dal punto di vista tecnologico, invece, quali sono i rimedi messi a punto per minimizzare i rischi e massimizzare i vantaggi dello spandimento dei fanghi in agricoltura?
Sì, ringrazio per la domanda, buongiorno a tutti e un ringraziamento doveroso appunto per l'invito. Faccio un ragionamento di tipo circolare, senza rubare appunto più del tempo necessario, su un concetto più ampio appunto che è quello dell'utilizzo in agricoltura appunto dei fanghi, con annessa anche alla domanda che è stata posta prima in chat relativamente alla loro appunto qualità. Partiamo da un concetto più ampio che parte anche dai cambiamenti climatici, eccetera, perché stiamo parlando anche di recupero appunto agricolo. Partiamo dal concetto che la grande emergenza del nostro pianeta non è solo l'effetto serra e l'energia rinnovabile, ma avremo un grosso problema di approvvigionamento di cibo, di produzione di cibo, che passa attraverso la necessità di utilizzare appunto dei nutrienti, quindi dei fertilizzanti. Pensate che solamente noi utilizziamo per produrre fertilizzanti circa il 2% dell'energia totale prodotta nel mondo. Pensiamo oltretutto che molti nutrienti sono di origine fossile, quindi via di esaurimento, e pensiamo che spesso questi sono concentrati in alcuni paesi, ad esempio il fosforo in Marocco, piuttosto che anche in Cina, eccetera. Tutto ciò porta alla necessità, cioè all'imperativo di necessità di recuperare questi punti nutrienti. Recuperare i nutrienti da quelli che sono tipicamente appunto le biomasse, tra queste anche appunto i fanghi. Quindi si parla di economia circolare non a caso, ma attenzione, l'economia circolare non è il riciclo. Sino ad ora noi siamo passati da un concetto di smaltimento, cioè allocare un rifiuto in qualche modo per ridurne il suo potenziale inquinamento, a un concetto di riciclo, lo mettiamo da qualche parte ma sostanzialmente è come se lo riutilizzassimo. Adesso un concetto di economia circolare che è un po' più complesso. L'economia circolare richiede che rivenga ridisegnato anche tutto il processo di ottenimento di quella materia per poter essere appunto riciclata. Quindi siamo in una nuova fase e tutto ciò deve essere applicato anche ai fanghi. In che logica? Ho la necessità di recuperare sostanze organiche e nutrienti, ce lo chiede il pianeta per motivi di tipo ambientale, ma per motivi anche di poter produrre cibo di cui necessiteremo un domani. Il fango diventa un elemento fondamentale per poter recuperare questi nutrienti. Non parlo di riciclo, ma parlo di economia circolare. Vengo alla sua domanda, perché a questo punto non è prendo il fango e lo butto in un terreno, ma ho necessità proprio di innovazione tecnologica. Perché il semplice riciclo non risponde all'esigenza di sostituire i fertilizzanti chimici col fango. Perché faccio un esempio banale da agronomo: se devo coltivare il mais, devo usare per forza un nutriente quale l'azoto ammoniacale, che viene richiesto sotto forma di azoto ammoniacale in elevate quantità. Quindi io ho necessità di produrre effettivamente un qualcosa che sia in grado di sostituire il concime chimico. E quindi non serve solamente prendo il fango e lo butto nel terreno, ma no, io devo recuperare il fango, trasformarlo con innovazione tecnologica in quelli che sono dei reali concimi che siano in grado di sostituire i fertilizzanti chimici. Devo fare questo perché? Perché me lo richiede il pianeta, cioè devo recuperare i nutrienti per ridurre l'impatto ambientale, devo recuperare i nutrienti perché saremo sostanzialmente in 10 miliardi con la necessità di aumentare la produzione appunto agricola. La FAO stima che dovremo aumentare da qua al 2030 del 30% la produzione agricola, e da qui dovremo aumentare anche la richiesta di fertilizzanti aumenterà del 30%. Quindi da qui non tanto la possibilità o esigenza, la necessità effettiva di recuperare anche i nutrienti contenuti appunto nei fanghi. A questo punto quindi ci servono delle tecnologie. Le tecnologie sono appunto circolari, come dicevo prima, perché non posso immaginare di applicare una tecnologia per il recupero del fango. Devo partire dalla depurazione delle acque, mi riallaccio al collega di Lega Ambiente. Il miglioramento dei sistemi di depurazione vanno nella direzione di migliorare la qualità del fango stesso, intesa come contenuto di potenziale inquinanti. Quindi io devo partire da un concetto di economia circolare, che non è il fango lo destino all'agricoltura, ma miglioro il sistema depurativo ai fini di migliorare la qualità del fango, proprio perché mi è richiesta, vi è una richiesta di necessità di recuperare i fanghi a fini agricoli per sostituire i concimi chimici. Ed era la domanda appunto che è stata posta anche in chat. Allora, economia circolare, quindi non c'è un inizio, perché sto parlando di un cerchio, parte da innovazione tecnologica a livello di depurazione,
miglioramento della qualità del fango, tale per cui poi applicando anche innovazione tecnologica sulla gestione del fango, io posso andare a rispondere a quelle che sono le esigenze effettivamente dell'agricoltura, cioè azzerare l'uso del concime chimico. Azzeramento dell'uso del concime chimico che si inserisce in un progetto più ampio che è riduzione dell'impatto dell'agricoltura sull'ambiente, nitrati, emissioni in ammoniaca, piuttosto che miglioramento anche e riduzione dell'effetto serra, ripeto, il 2% dell'energia totale mondiale è usato per produrre concimi. Allora, innovazione nella depurazione, miglioramento della qualità dei fanghi, miglioramento della qualità dei fanghi, applicazione di altre tecnologie, penso a processi di stabilizzazione, processi di digestione anaerobica che si abbinano anche con la produzione di energia rinnovabile, ma tecnologie già esistenti che ci permettono di produrre veri concimi. Ad esempio processi di, che ci permettono di estrarre direttamente i nutrienti dal fosforo e quindi posso avere concimi chimici ma derivati dai fanghi che sono concimi fosfatici che sostituiscono i concimi chimici, ma anche produzioni di concimi chimici ma derivati appunto dai fanghi, quali concimi appunto azotati che possono sostituire integralmente la concimazione minerale. Non meno la sostanza organica, per quello che si diceva anche la collega prima, sostanza organica importante per mantenere la fertilità dei suoli e quindi che questo sostanzialmente fortemente appunto importante. Tutto questo quindi torna in termini di economia circolare che si deve ribaltare nel miglioramento della qualità del fango ma a valle. È stato un mio collega, non io, a iniziare a mettere il concetto che il fango non è il vagone ma la locomotiva del sistema di depurazione, cioè il fango non è ciò che risulta dalla depurazione, ma il fango è, e la qualità del fango deve dettare come devo depurare l'acqua ai fini di permettere poi a basso costo il recupero in agricoltura appunto del fango. È da qui che deriva il concetto di economia circolare. Ripeto, sono noioso, d'altronde sono professore universitario. L'economia circolare deve ridisegnare il processo produttivo laddove l'uso che ne devo fare mi deve dettare l'agenda su come io devo trattare a monte, in questo caso il ciclo integrato appunto dell'acqua. Quindi anche l'abitudine dei cittadini, faccio un parallelismo perché l'ho vissuto quando ero giovane, parlavamo del 1988, prima raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani in cui parlavamo di un compost che era pieno di vetri, inquinanti, metalli, e iniziavamo a parlare di raccolta differenziata dell'organico. Era il 1988, era un agronomo, si bruciava tutto sostanzialmente, no, per correttezza anche, non avevamo alternative, ma abbiamo iniziato a implementare la raccolta differenziata, abbiamo iniziato a implementare e inculcare anche nel cittadino che la raccolta differenziata era un valore aggiunto. E adesso abbiamo un ciclo integrato che permette di produrre fertilizzanti laddove serve, o ancora l'implementazione di una termovalorizzazione. Quindi dobbiamo andare verso quella logica di ciclo integrato in cui il miglioramento del sistema produttivo, del sistema depurativo, porta all'utilizzo appunto del fango in agricoltura secondo logiche ovviamente agricole, implementate in un'agricoltura anche digitale, un'agricoltura sostanzialmente di tipo, scusate, un'agricoltura digitale, quindi anche con sistemi innovativi di dosaggio del fango e del appunto nutriente, in cui la termovalorizzazione chiude appunto in ciclo, come si diceva prima, molti fanghi non possono andare in agricoltura. Quindi questo è un concetto di economia circolare che ci viene richiesto dalla stessa comunità europea. Grazie. Grazie a lei professore, speriamo che sia facile farlo arrivare ai territori sui quali poi il problema si pone e va risolto. E a proposito dei territori, io passerei dunque la parola alle regioni che pure partecipano a questo importante dibattito. Rimarrei quindi in Lombardia e andrei dal dottor Nova, perché la Lombardia ha vietato lo spandimento dei fanghi in agricoltura nell'anno 2020-21, ritenendo che essi debbano ritenersi
come complementari e non sostitutivi dei concimanti. È un esempio di come ogni regione stabilisca da sé e per sé i criteri e i limiti di utilizzo e recupero di tale flusso. Non sarebbe, come auspicava anche all'inizio il professor Marangoni, utile un disegno unitario all'interno poi del quale le regioni differenziano la propria esperienza e la propria offerta rispetto al trattamento di questa importante frazione di rifiuto. Grazie, grazie dottoressa, grazie Altesis al professor Marangoni per così questa occasione di incontro tra di noi su un tema complesso come poi avrò modo di richiamare, soprattutto grazie per il lavoro che hanno fatto nell'analisi della problematica dello smaltimento dei fanghi di depurazione vista considerato in una chiave di sostenibilità. Questo è l'approccio che anche noi come Regione abbiamo inteso mettere in campo, no? In un'evoluzione della nostra, del nostro concorso alla disciplina per quanto concerne appunto lo smaltimento dei fanghi in agricoltura. È una questione davvero delicata, una questione complessa perché da una parte ha implicazioni di carattere economico, ha implicazioni di carattere sociale, anche il problema dell'accettazione locale dello smaltimento dei fanghi non è un problema secondario, richiede come dire, una adeguata modalità nell'effettuazione dell'attività di smaltimento, oltre che un'adeguata qualità nel prodotto che si immette sul terreno. È una problematica complessa sotto il profilo del sistema, sono tutte cose che sono già state evidenziate, no? Noi abbiamo del sistema idrico, ma non solo del sistema idrico, qui parliamo di un sistema di economia circolare in senso proprio, che avvicina tematiche che riguardano l'efficienza del trattamento delle acque, come è pure stato rilevato anche sotto il profilo normativo, anche sotto il profilo dell'immissione negli impianti di depurazione, riguarda aspetti di carattere agricolo, produttivo, riguarda aspetti di carattere ambientale e riguarda anche aspetti di carattere sanitario. Cioè è stata nostra attenzione nella considerazione, nella proposizione della nostra disciplina regionale, considerare anche gli aspetti di carattere sanitario. Uno degli elementi essenziali che abbiamo considerato nella puntualizzazione dei parametri che abbiamo disciplinato all'integrazione di quelli disciplinati a livello nazionale è stato proprio questo aspetto di carattere sanitario in ordine per esempio agli elementi di potenziale cancerogenicità che possono essere presenti nei fanghi. Questa è stata un'attenzione molto importante perché a noi sembra di aver esercitato, come dire, un approccio, attento a tutti questi profili, andando a disciplinare un settore rispetto al quale siamo stati, assoggettati a interventi di carattere normativo o all'assenza di elementi di carattere normativo di livello nazionale che hanno reso molto complesso la gestione del tema dello smaltimento dei fanghi davvero in qualche anno, come per esempio nel 2017, in maniera molto critica. Noi l'abbiamo affrontato, abbiamo cercato di dare soluzioni, abbiamo fatto proposte al governo, al ministero per affrontare con attenzione anche le specificità dei luoghi. Noi siamo in una regione tratta in agricoltura oltre 900.000 tonnellate di fanghi all'anno, di cui solo il 40% provenienti dalla Lombardia e gli altri 60% provenienti da altre regioni. Qui c'è bisogno di una visione integrata, di una considerazione organica. Probabilmente c'è bisogno anche di un lavoro che come regioni del bacino padano è utile che siano affrontati in modo integrato, in modo convergente per evitare situazioni di disomogeneità
normativa e operativa che possono generare poi distorsioni nel mercato interessato. È un problema che, come dire, come è stato pure richiamato da diversi interventi precedenti, secondo me ha una forte attesa di innovazione. Non dobbiamo più vedere gli impianti di depurazione come semplici luoghi di riqualificazione della risorsa idrica, ma dobbiamo vederli, peraltro importante e fondamentale assolutamente, ma dobbiamo vederli come centrali dell'economia circolare, come industrie di economia circolare per la, come dire, recupero di sostanze importanti non altrimenti a lungo termine disponibili e come, come dire, elemento che può concorrere alla qualificazione dei fanghi in modo adeguato ai fini dello smaltimento sui territori agricoli. Il nostro obiettivo è quello di come dire, garantire un'elevatissima qualità dei fanghi che possono essere destinati all'utilizzo in agricoltura. Abbiamo dato varie indicazioni, stiamo studiando nell'ambito della revisione del piano regionale di gestione dei rifiuti una specifica sezione, un programma specifico per la gestione dei fanghi di depurazione che ha appunto questi obiettivi di carattere generale per favorire la corretta gestione e la possibilità di, come dire, corretto spandimento agronomico, attività legate al compostaggio, alla produzione di correttivi agronomici, una serie di misure che sono, come dire, assunte anche in linea con le prospettive della Commissione europea a livello di politiche per l'economia circolare. Due sottolineature ulteriori. Una riguarda l'imprescindibile necessità di chiudere il lavoro in corso a livello nazionale per la revisione della normativa. A seguito delle situazioni di crisi che si sono riscontrate, a seguito della diciamo provvisoria adeguamento normativo introdotto con il decreto Genova per quanto riguarda la presenza di idrocarburi, si è attivato a livello nazionale con la partecipazione delle regioni più interessate un processo di revisione della normativa a cui noi abbiamo concorso in particolare con diversi contributi nel 2019, ma che dall'inizio del 2020 è sostanzialmente fermo ed è, come è stato rilevato anche nell'intervento di apertura del professor Marangoni, un elemento necessario per la chiarezza del quadro normativo. Abbiamo formulato diversi elementi di proposta in ordine a questa legge, anche per il divieto di scarico di sostanze pericolose in fognatura, no? Perché queste poi generano effetti negativi sul recupero dei fanghi, per la disciplina di miglioramento della qualità dei fanghi, per il rapporto tra disciplina relativa alla produzione dei fanghi e alla come dire, e alla disciplina che riguarda i rifiuti, no? E quindi la possibilità, tra le altre, di facilitare gli interventi di lavorazione senza, all'interno degli impianti di depurazione, senza dover fare riferimento alla normativa dei fanghi, ma facendo la normativa dei rifiuti, ma considerando le opportunità di, come dire, di recupero di materiale in modo attento. E quindi anche la tematica dell'endo waste in qualche modo entra in questa materia. Abbiamo fatto proposte per come dire, il recupero di sostanze come dire, nutrienti, eccetera. Abbiamo proposto elementi che però al momento non sono stati consolidati in un quadro di riferimento aggiornato a livello nazionale. E abbiamo fatto questo lavoro non come dire, in modo diciamo strettamente istituzionale, ovvero con proposte che derivano dagli uffici, ma con proposte che derivano da un intenso dialogo
e anche qui ci ritroviamo perfettamente in una sollecitazione della relazione di apertura, in un dialogo costante con tutto il sistema degli operatori che in Lombardia operano in questo campo. Abbiamo attivato un osservatorio regionale per l'economia circolare, entro il quale è stato attivato un tavolo, tra virgolette, un tavolo per la gestione dei fanghi, che appunto raccoglie il contributo di tutti gli attori principali che operano in questo settore, quindi le università, quindi le aziende, le rappresentanze delle aziende degli impianti di depurazione e quindi le rappresentanze delle amministrazioni pubbliche. Un tavolo in cui ci si confronta per formulare proposte che sono state poi, come dicevo prima, portate all'attenzione del livello nazionale. Quindi, in conclusione, un'attesa anche sul versante, peraltro anche questo già ricordato, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che può fornire uno stimolo di innovazione per quanto riguarda il sistema di depurazione in questa visione dell'economia circolare. Dobbiamo conseguire, con le risorse che saranno messe a disposizione, che non saranno dell'ordine di grandezza attese, ma non sono certo irrilevanti, speriamo possano trovare, diciamo, conferma nella formulazione finale del piano, possibilità di prevedere un sistema di economia circolare nell'ambito dell'utilizzo delle acque, che valorizzi tutte le risorse che abbiamo a disposizione in quei termini di sostenibilità ambientale, di sostenibilità economica e di come dire, attenzione alle esigenze dei cittadini e degli operatori agricoli, che tutti vogliamo considerare con priorità di attenzione. Grazie per la sua testimonianza, davvero molto molto interessante. Io darei spazio ancora a qualche domanda che stanno postando gli spettatori e chi sta seguendo il webinar all'interno della chat. Allora, una di queste è, concordando con la discussione, Massimo dice che emerge però chiaro che la diffidenza degli utilizzatori dipende fortemente dalla scarsa fiducia nel sistema di gestione dei sistemi di trattamento. Se non si interverrà in modo sistematico su questo aspetto, sarà complicato incrementare in modo significativo il riutilizzo in agricoltura, sulla cui finalità sono pienamente d'accordo. È una fondamentalmente constatazione alla quale replica il professor Marangoni scrivendo: certo, c'è un problema di qualità effettiva e di quella percepita. Una strada è la certificazione con un marchio di qualità, come per esempio già avviene con il compost da parte del Consorzio Italiano dei Compostatori. E il professor Adani aggiunge: concordo, è utile iniziare a evidenziare chi lavora bene da chi non lavora bene, perché chi fa le cose di qualità conquista poi ovviamente fiducia e credibilità. E ancora c'è Roberto De Rosa che scrive: bisognerebbe insomma conoscere parametri temporali e finanziari che calendarizzino il progress dell'obiettivo prefissato dalla normativa nazionale regionale, così da avere un controllo degli obiettivi, soprattutto a medio e lungo termine. Il professor Marangoni risponde: esattamente quello che ci si propone attraverso una roadmap, quella di cui ha parlato inizialmente nel corso del suo intervento. Allora, andiamo avanti con l'ultimo ospite in scaletta. E per la regione Emilia Romagna, Simona Fabbri, alla quale do la parola perché possa raccontare ai nostri ospiti qual è l'esperienza rispetto all'uso, al trattamento dei fanghi della regione che rappresenta. Grazie, mi sentite? Non riesco a attivarmi il video perché mi dice che la sentiamo. La sentiamo. Vabbè, intanto comincio a parlare, ma soprattutto vorrevo condividere. Ok, perfetto. Intanto io vi ringrazio e ringrazio anche da parte dell'assessore Priolo, che purtroppo per impegni istituzionali non ha potuto prendere parte. Adesso provo a condividere lo schermo perché io mi sono appoggiata a una breve presentazione, anche se vediamo se lo vedete. Ok, la vediamo. Perfetto. Ok.
Allora, qui io ho presentato la realtà della nostra regione, che forse è un pochino diversa rispetto alle altre, nel senso che, vabbè, nell'istogramma ho presentato le varie province e le colonne gialle rappresentano i fanghi distribuiti ai sensi del decreto 99-92, quindi l'utilizzo che io chiamo diretto in agricoltura, ovviamente dopo il condizionamento e il trattamento necessario, che provengono dai depuratori di acque reflue urbane, e in verdolino sono invece quelli che provengono dal comparto agroalimentare. Quindi diciamo, da noi rispetto ad altri abbiamo un 2/3 dei fanghi che vengono utilizzati in agricoltura che derivano dal comparto agroalimentare. Questo lo dico perché quando si va a parlare magari ai tavoli nazionali sembra che i fanghi siano solo quelli che vengono dai depuratori di acque reflue urbane. In realtà ricadono tutti sotto la stessa disciplina, ma hanno delle caratteristiche molto diverse, perché quelli che derivano da un comparto agroalimentare sono, come dire, molto più sicuri dal punto di vista di microinquinanti, tant'è che come regione, adesso qua ho sbagliato, ho inserito una slide che non voleva, che non doveva essere qui, come regione noi abbiamo disciplinato in favore appunto di questi fanghi più sicuri. Qua ho presentato invece un focus su i fanghi derivanti da acque reflue urbane, cioè sostanzialmente la colonnina che vedete in verde scuro rappresenta quella che, torno indietro, è il giallo della torta, ovvero sono i fanghi derivanti da acque reflue urbane che a seguito di trattamento vengono utilizzati direttamente in agricoltura ai sensi del 99-92. La colonna verde più chiara invece sono fanghi che vengono sì utilizzati in agricoltura, ma vengono trasformati prima in fertilizzanti o correttivi o compost o ammendanti, quindi in qualche modo escono da questa filiera e diventano un prodotto merceologico venduto e che non necessita di autorizzazione all'utilizzo agronomico. Nel secondo grafico con gli istogrammi rossi e arancio invece si vede come nel tempo è andato diminuendo lo smaltimento in discarica a fronte invece di una quantità di fanghi inceneriti che più o meno si è mantenuta uguale nel tempo. Ecco, come dicevo, io mi occupo di fanghi dal 2013, però ho avuto nella mia carriera due fortune. Una è stata che chi mi ha preceduto nel disciplinare la materia e che adesso si gode la pensione è stato molto lungimirante, quindi fin dal 2004 aveva previsto delle ulteriori disposizioni rispetto alla norma nazionale, cioè già si era reso conto che i parametri del 99-92 non erano sufficienti a tutelare rispetto specialmente ai fanghi di derivazione dei depuratori delle acque reflue urbane. E tant'è che quando poi è arrivato il decreto Genova, alla fine noi siamo stati fortunati perché non abbiamo subito particolari conseguenze, proprio perché avevamo già una disciplina che prendeva già in considerazione molti dei parametri che erano lì riportati. E questo per dire che diciamo l'interlocuzione che c'è stata fin da allora con tutti i soggetti che
partecipano alla produzione, all'utilizzo, e ci ha consentito di poter operare in sicurezza. E diciamo che poi da lì, quando io mi sono fatta le ossa su un problema particolare che era avvenuto nel nostro territorio, che riguardava il comparto sempre agroalimentare e in particolare l'arsenico nei fanghi del pomodoro, e questo mi ha consentito sperimentare una modalità di lavoro che fosse proprio quella di coinvolgere tutti gli attori che erano interessati in questo caso in quella particolare filiera, e di riuscire ad arrivare ad una modalità condivisa, superando una contrapposizione storica che c'è sempre stata tra pubblica amministrazione, che magari veniva vissuta come coloro che controllano e mettono regole, e invece l'utilizzatore che si sente vessato. E questo per dire che nel 2019 siamo usciti con una delibera che ha costituito il raccordo tra la norma nazionale, cioè il decreto Genova, e quelle che erano le nostre disposizioni regionali. Perché, come avevo detto prima, noi molti parametri li avevamo già previsti, però li avevamo previsti per le acque reflue urbane, non per gli agroalimentari. Quindi, sostanzialmente, quando è uscito il decreto Genova, gli agroalimentari si sono sentiti particolarmente vessati perché oltre alle nostre ulteriori disposizioni avevano anche altri parametri che non gli rendevano molto difficile operare nel settore. E quindi, diciamo, con questa delibera abbiamo raccordato le due discipline, e abbiamo anche raccolto quelle che erano le risultanze del protocollo operativo per l'ottimizzazione dell'uso dei fanghi di depurazione del pomodoro. E ecco qua, oltre a questo, abbiamo anche approfittato dell'occasione per deliberare mandare avanti una sperimentazione su una nuova tabella di raccolta dati. Ecco, questa slide, che ovviamente non è nata per essere vista nel dettaglio, infatti mi hanno già fatto notare che era troppo fitta, ma voleva proprio rendere conto di quello che abbiamo chiesto agli operatori di settore di compilare. Cioè, molti campi che ci hanno consentito di arrivare per la prima volta ad avere sia un geodatabase di tutte le aree di spandimento, e anche, come faceva vedere la slide precedente, dei dati statistici di qualità dei fanghi. Questo è un grosso successo per quello che mi riguarda, perché fino ad ora non eravamo mai riusciti ad ottenere questo risultato, che comunque, per come la vedo io, è indispensabile se si vuole parlare di pianificazione, perché sapere che cosa succede e in quali territori avviene è la base per poter procedere poi a una pianificazione. Questo, tra l'altro, poi è stato reso possibile, come dicevo, con il dialogo con gli operatori, che sostanzialmente sono stati convocati, a cui è stato spiegato le modalità con cui bisognava compilare la tabella, e solo a seguito di un anno di sperimentazione questa tabella è stata deliberata. E qua era
il focus appunto su questo geodatabase, che poi è stato anche è possibile utilizzarlo anche con QGIS, quindi con un programma open source che permette agli operatori del settore di visualizzarlo con Google Earth. Infine, proprio della fine del 2020, c'è un'ulteriore delibera che ha deliberato questa tabella di raccolta dati e ha anche avviato un percorso per rivedere l'intera disciplina della regione Emilia-Romagna in materia di fanghi. Quindi, sì, ripercorrendo, quando ieri cercavo di mettere insieme questa presentazione fatta un po' in fretta e furia, diciamo, gli elementi salienti, che tra l'altro sono stati già ripresi dai relatori che mi hanno preceduto, sono sfruttare la collaborazione tra tutti gli attori che sono coinvolti nel ciclo della produzione, utilizzo dei fanghi, e quindi superare la contrapposizione che magari c'è stata nel tempo. Contare nel mio caso sulla collaborazione sia interna, perché diciamo tutto questo non sarebbe stato possibile se non avessi avuto il supporto sia di altri servizi della stessa regione, perché come hanno già detto chi mi ha preceduto, ad esempio mi occupo di acque, però i fanghi sono a cavallo tra la depurazione, tra il servizio idrico e con i rifiuti, e poi ci sono conoscenze che dipendono, nel mio caso ad esempio un grosso contributo è arrivato dal servizio geologico e un grossissimo contributo è arrivato dalla nostra ARPAE, che sostanzialmente lavorando in maniera volontaristica ha implementato questo geodatabase. La collaborazione delle aziende che si sono prestate a inserire questi dati. E un altro aspetto due aspetti che mi hanno colpito nelle presentazioni precedenti, comunque volevo riprendere, sono quello dell'informazione, su cui dovremo lavorare, perché mi è capitato che partecipando a delle udienze pubbliche ho visto che la conoscenza in generale della materia è molto scarsa, vengono confusi i fanghi con i correttivi e in generale con tutto quello che viene utilizzato in agricoltura e che fa cattivo odore. Capire che il cattivo odore non è necessariamente legato con la pericolosità del fango. E un altro aspetto è quello che si diceva credo sia stata la dottoressa Tellini che ha accennato, quello degli inquinanti emergenti. Cioè, ora noi siamo fermi comunque a dei parametri che derivano da un draft che è del 2000, quindi sarebbe il momento anche di andare oltre, perché adesso sono altri gli inquinanti che stanno salendo nelle cronache e di cui forse bisognerebbe cominciare ad occuparsi. Assolutamente, assolutamente d'accordo, lo stiamo dicendo infatti dall'inizio di questo webinar, che è fondamentale insomma intervenire in questo senso. Dottoressa, io purtroppo devo interromperla perché siamo un attimo fuori tempo massimo e... Perfetto, ma ho finito. Perfetto, allora l'ho interrotta a giusta ragione. Io volevo soltanto leggere un'ultima domanda che credo possa essere molto interessante per chi ci sta seguendo. La domanda la pone Corrado Nucifora, che chiede: come pensa che l'introduzione della componente tariffaria CO delta fanghi possa incidere sul mercato dei fanghi? È convinto che la
componente sia stata strutturata in maniera efficace, il codelta fanghi e la componente di costo relativa ai costi operativi aggiornabili, insomma risponde Utilitalia Contagnatellini, che spiega: la componente tariffaria è stata inserita per riconoscere un maggior costo al gestore sostenuto, come evidenziato dallo studio, a seguito dell'importante crescita dei costi di gestione dei fanghi occorsi negli ultimi anni. È un'apertura da parte dell'autorità che riconosce un'effettiva criticità, ma che nelle prossime articolazioni tariffarie auspichiamo possa essere ridefinito per una migliore commisurazione ai costi effettivi. Quindi anche per la parte domande penso ci possiamo fermare qui, come con il webinar. Chiaramente le conclusioni non le faccio io vi saluto in questo preciso istante, vi ricordo che subito dopo questa diretta andrà in onda il notiziario di Ricicla TV, per chi ci sta seguendo dalla nostra piattaforma, con un'ampia pagina dedicata proprio al report presentato questa mattina da Altesis. Io vi saluto e ringrazio tutti e passo la parola al professor Marangoni, che sicuramente vorrà concludere questa importante giornata di lavori. Grazie infinite alla dottoressa D'Ambrosi e a Ricicla TV per l'eccellente lavoro. Sarò rapidissimo, visto che siamo al limite del tempo a nostra disposizione. Beh, che dire, che è stato un webinar veramente circolare, nel senso che gli ultimi interventi e le conclusioni sono perfettamente in linea con l'intervento di apertura, e vale a dire che serve una visione complessiva che abbracci tutti gli stakeholder e gli interlocutori che a vario titolo sono coinvolti su questo tema, e soprattutto serve un quadro normativo nazionale organico ed aggiornato. Questo mi sembra sia uno dei messaggi chiave che esce un po' da tutti gli interventi. Credo che siano stati tutti di grande valore, di grande interesse. Le testimonianze e i messaggi che ci sono arrivati da due delle regioni più coinvolte sul tema dei fanghi mi sembrano di grandissima utilità. Purtroppo non abbiamo potuto avere, nonostante l'avessimo invitati, ma problemi di agenda hanno impedito al legislatore nazionale, al Ministero dell'Ambiente, al Ministero dell'Agricoltura di essere qui con noi. Speriamo gli giungano comunque, noi faremo di tutto perché gli giungano comunque i messaggi che ne sono usciti, un messaggio diciamo di condivisione, di coinvolgimento di tutti gli attori su questo tema estremamente rilevante. Quindi io non posso che concludere con un ringraziamento veramente sentito a tutti i relatori che sono intervenuti, alle associazioni e alle aziende che hanno accompagnato il nostro lavoro. Diciamo che tutti i principali player si sono seduti intorno al tavolo e hanno dato un contributo: ACEA, CAP, ERA, MM, SMAT, Veolia, Utilitalia, Fise e Assoambienti. Io ringrazio tutti per averci seguiti, devo dire anche così numerosi su un tema per certi versi piuttosto specifico. Ringrazio ancora Monica D'Ambrosio e naturalmente tutti coloro che si sono iscritti al nostro webinar potranno ricevere la sintesi dello studio che noi abbiamo realizzato.